Bene ragazzi, benvenuti al canale di Carbonari Adventure. Ciao a tutti ragazzi. Nuovo vlog direttamente dalla nostra cineteca. Siamo andati a ripescare qualche filmato d'archivio e precisamente il nostro tour delle città imperiali che abbiamo fatto in Marocco ancora nel 2000. Bene, direi di non rubare spazio prezioso, sentirete sotto l'audio originale, appunto perché ci sono anche diverse informazioni di carattere storico. Buona visione, Lasciate mettete, un like, iscrivetevi al iscrivetevi, canale. esatto, e attivate. La campanellina. Ciao a Buona tutti. visione! Hotel Borges, dove siamo alloggiati. Thank you.
Arachidi, quindi guarda. Sì, guarda. Quanto costa la menta? Boh, questo non fa vedere questi. Aspetta. Vale. Buongiorno. Siamo a Casablanca. Al minaretto. Che bello fa teatro. Eh no, non ti sto introdotto. Sì, ma quelle belle. Sì, quando è nata l'Andrea in mano. Lui aveva due cose da portare in mano. Quel periodo alle costruzioni di una moschea, da noi può essere in quel periodo la più grande moschea del Maghreb, dopo aver realizzato le costruzioni della Cucciuria di Marrakesh, del minareto alto di Marrakesh, della Civanda di Marrakesh, se l'avete ricordato, dopo 4 anni morì. Questa moschea di Rabat voleva far mettere 354 colonne per sostenere il tetto a ogni colonna per un giorno dell'anno musulmano. Aveva appena iniziato e morì dopo 4 anni di regno e ha distrutto poi con il terremoto del 1755. Ah, sì. Non
sì, no, ma così io, Rabat è morta. Residenza del re del Marocco. Palazzo del Re. Come si vede l'orchestra, che sono alini nazionali quando ricevono qualcuno di qualche stato. I cannoni sono solamente ornamentali, sono messi là, però portati dalla costa atlantica che avevano occupato i portoghesi per circa 2 secoli. Sono stati portati dalla costa atlantica. Adesso
Thank you.